La Genova Calcio, per mantenersi salda tra le prime della classe, vuole centrare la terza vittoria consecutiva e al Ferrando di Cornigliano ospita il Rapallo che, ripetendo il successo di domenica scorsa, si allontanerebbe dalla zona calda della classifica. 5 minuti di gioco, la Genova Calcio è subito pericolosa in ben 3 occasioni. All'inizio è Venturelli ad andare al tiro, devia Roy, ci riprova Sassari, ma il portiere del Rapallo è ben pronto. Quando la palla arriva sui piedi di Romei si salva ancora Roy. Ma bastano 2 minuti e il risultato si sblocca. Bellissimo gol di Venturelli che stavolta spiazza l'estremo difensore del Rapallo e firma l'1-0. La Genova Calcio non molla la presa. 8° minuto, cross di Sassari raccolto da Venturelli che controlla e serve Romei. La conclusione del numero 9 si risolve però in un nulla di fatto. Il portiere del Rapallo è però costretto a uscire e viene sostituito al 21° da Gozzini. Un minuto dopo la gara viene sospesa per l'infortunio del secondo assistente, Accardo di Spezia. Nel ruolo di guardalinee, 2 dirigenti delle squadre. Al 32° 2 occasioni per il Rapallo nel giro di 2 minuti, la prima con Baudi dalla destra e la seconda con Carbone. Pronta la risposta di Dondero. Raddoppio della Genova Calcio al 47°, Romei tocca appena il pallone e porta a termine al meglio quanto creato da Capannelli. Dopo appena 6 minuti dall'inizio del secondo tempo, la formazione di casa trova anche il terzo gol. Perfetto il traversone di Sassari, Romei in area non sbaglia, doppietta per lui. Ma 2 gol non gli bastano e 4 minuti mette a segno anche il terzo, l'assist questa volta di Venturelli. La risposta del Rapallo arriva al 17°, calcio di punizione battuto da Maffei che termina alto. Non bastano i 4 gol di vantaggio, la Genova Calcio continua a provarci, va a concludere Sassari ma senza centrare lo specchio della porta. La partita si chiude così con un 4-0. Poker importante per la Genova Calcio che anche questa domenica dimostra tutte le sue potenzialità.